Buonasera, benvenuti, eccoci alla serata di presentazione di Borgo Libri 2022. Il festival letterario organizzato dal Comune di Borgofranco di Ivrea con l'Associazione Luci e la edizione Pedrini che si ripropone nelle splendide sale nel giardino di Palazzo Marini. L'evento ha il patrocinio di Regione Piemonte, di Ivrea, città capitale italiana del libro 2022, dell'Associazione Europea delle Librerie Francigene e dell'Associazione degli Editori Indipendenti. Ringraziamo i presenti e le autorità e lascerei immediatamente la parola al sindaco di Borgofranco, Fausto Francisca, che è il padrone di casa, a cui seguirà l'intervento dell'assessore Gabriella Getta, che aprono la serata e a cui seguiranno gli interventi previsti ufficiali. Prego, sindaco. Grazie. Io intanto invito qualcuno che vuole vedere, c'è un televisore nella sala a fianco, quindi può seguire ugualmente la presentazione. Il Festival Borgo Libri, che inauguriamo questa sera, è la dimostrazione più bella, più evidente, che Borgofranco non solo è il paese del libro, ma una comunità che ha saputo lavorare per diventare punto di riferimento territoriale, di proposta culturale, di ampi orizzonti. Questo appuntamento prezioso diventa un vero e proprio pezzo della propria identità culturale del territorio piemontese valdostano, che si pone in discussione con alcune culture non ancora ben conosciute. Questa amministrazione, che sa e ha saputo reagire e innovare senza timore di fronte al cambiamento e che, proprio dalla necessità di cambiare, ha tratto la sua forza propulsiva. Il mondo dell'editoria locale si è così coagulato con un entusiasmo corale, una passione che ha contagiato tutti, dalle istituzioni, la Regione Piemonte, la Regione Valle d'Aosta, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Ivrea, la città capitale del libro 2022, il Comune stesso, agli autori, ai lettori, all'editore, organizzatore e direttore artistico e alle tante realtà pubbliche e private legate all'universo della cultura. Un grazie di cuore, quindi, va a tutti coloro che hanno creduto in questa bellissima impresa, gli assessori del Comune di Borgofranco, Liliana Blasutta, Gabriella Getta, Piero Massoglia e lo stesso personale, e soprattutto per la credibilità e l'energia impiegata dal direttore Ennio Pedrini. No. Insieme possiamo così festeggiare serenamente il secondo anniversario e guardare con ottimismo al futuro. Tutti insieme abbiamo superato ostacoli che solo qualche mese fa apparivano invalicabili e che sembravano mettere a rischio la realizzazione stessa di questo evento, che non fa solo parte della storia di Borgofranco, ma di tutto un territorio. Oggi siamo qui a presentare questa seconda kermesse rinnovata, più vitale e vivace, che si rivolge anche e soprattutto alle nuove generazioni, ricche di novità editoriali che abbracciano la produzione culturale nella sua complessità. Libri, certo, ma anche teatro, mostre e tanto altro ancora. L'obiettivo è chiaro: portare pagine di letteratura contemporanea territoriale in mezzo agli studenti, alle famiglie, in una dimensione fruibile e aperta a tutti. Oggi, grazie ad alcune case editrici, si dà un contributo a diffondere valori nello spirito di trasformare la cultura da editoriale ad accessibile, garantendo senza cedimenti sulla qualità e guardando oggi con grande interesse alla potenzialità e alla riscoperta del territorio, della sua mitologia, della sua storia e della sua cultura tradizionale. Nell'era della globalizzazione dei mercati, che scorre veloce, l'economia del nostro territorio si è almeno in parte rinnovata in una metamorfosi che l'ha resa più accogliente, in grado di mettere in mostra le bellezze di un patrimonio artistico, rurale e museale, più unico che raro. E non mi riferisco solo a questo palazzo che ci ospita, ai Balmetti o al Parco dei Cinque Laghi o all'intero anfiteatro morenico, ai tupium e ai terrazzamenti, ai vini e ai formaggi, eccetera, eccetera. Borgofranco non smetterà mai di scommettere sulla propria crescita culturale. Termino con uno scritto di Umberto Eco.
Saper leggere allunga la vita. Chi non legge ha solo la sua vita, che vi assicuro è pochissimo. Invece noi, quando moriremo, ci ricorderemo di aver attraversato il Rubicone con Cesare, di aver combattuto a Waterloo con Napoleone, di aver viaggiato con Gulliver ed incontrato nani e giganti. Un piccolo compenso per la mancanza di mortalità. Umberto Eco. Io vi giuro. Grazie. E darei la parola all'assessora all'internalizzazione, Gabriella Gedda. Buonasera a tutti gli ospiti presenti in sala. Porto anch'io i saluti della Giunta e dell'intero Consiglio Comunale di Borgofranco di Ivrea. Come Presidente della Fondazione per l'Architettura porto anche i saluti del Consiglio della Fondazione e dell'Ordine degli Architetti della Città Metropolitana di Torino. Un caloroso ringraziamento per questo stupendo progetto delle Edizioni Pedrine iniziato nel 2020, Ennio. Ennio ci venne a trovare in comune una mattina, lo ricordo benissimo, dice: lancio un'idea, il Festival della Letteratura a Palazzo Marini. Eravamo presenti io e il sindaco, ci siamo guardati e ci siamo subito intesi, e noi allora diciamo che avevamo appena ottenuto i collaudi dell'impianto tecnologico di questo palazzo, che era rimasto chiuso per parecchio tempo. Accolta quindi la proposta di Ennio con entusiasmo, abbiamo attivato attraverso i canali istituzionali una serie di rapporti per poter lavorare in sinergia con le istituzioni e con tutte le associazioni presenti sul territorio di Borgofranco di Ivrea e con chiaramente i comuni anche confinanti. Oggi direi che è una grande emozione poter inaugurare qui questa sera la seconda edizione del Festival. Una piccola riflessione. Estrapolato dai dati Istat, i dati Istat mi dicono: Italia, fanalino di coda per numero di libri letti in media. In media gli italiani hanno letto meno di 12 libri durante lo scorso anno. Il 10% dei nostri ragazzi ha letto al massimo 2 libri all'anno e presumo che questi 2 libri all'anno siano quelli che obbligatoriamente debbono leggere nel percorso didattico. Questo dato mi fa riflettere, perché i ragazzi non aprono più un libro, non si appassionano alla lettura, dedicano il loro tempo alla PlayStation, dedicano il loro tempo ai giochi interattivi, al cellulare, ma l'apertura del libro diventa un momento difficile. Direi che nell'immaginario collettivo forse loro pensano che i luoghi di lettura siano visti come archivi, come luoghi polverosi, come tristi, dove ci sia la presenza all'interno delle biblioteche di luoghi poco vicini ai ragazzi, soprattutto alle nuove generazioni. Direi che per fortuna c'è un po' un'inversione di tendenza. Stiamo vivendo un periodo di fondi strutturali, di PNRR, e il PNRR direi che attraverso la rigenerazione urbana dei luoghi ha permesso di poter veicolare delle risorse importanti, e qui abbiamo il comune di Ivrea che ne è un esempio, per attuare quella rigenerazione urbana che ci consenta di rigenerare quei luoghi di comunità, che siano essi aperti o chiusi. Portiamo l'esempio, ad esempio la città di Torino punta tantissimo sulle biblioteche. Tutti gli interventi di rigenerazione urbana della città di Torino li ha veicolati sulle biblioteche, perché crede che la biblioteca sia comunque un momento di aggregazione, un momento di comunità, un momento di attrazione. Quindi la biblioteca non va più vista il luogo di lettura come un luogo di lettura dove si va a prendere il libro in prestito o dove si vanno a fare delle ricerche che
ad oggi direi che oramai gli studenti aprono tranquillamente il computer e la ricerca la possono fare attraverso uno schermo, ma viene percepito un luogo diverso, cioè un luogo di comunità, un luogo di socializzazione, un luogo di cultura, di eventi. Quindi direi, naturalmente, unendo la lettura tradizionale, il libro, che comunque è una cosa importante, perché io dico sempre, quando si apre il libro si sente questo profumo di carta, e io ritengo che noi dobbiamo continuare a sentire questo profumo di carta, questo profumo di stampa. Però è anche vero che dobbiamo venire incontro alle esigenze dei ragazzi e quindi riuscire a veicolare dei messaggi, fare in modo di avvicinare le nuove generazioni alle letture, e particolare attenzione va fatto sia allo spazio interno, che deve essere secondo me uno spazio di qualità. Noi tanto è vero che questa sera inauguriamo questo festival in luogo direi bellissimo, quindi anche il luogo di lettura, gli spazi di lettura, siano essi interni ed esterni, devono essere degli spazi di qualità, quindi bisogna progettarli con una qualità di progettazione, una qualità di realizzazione, in modo tale da attirare non solo i ragazzi, ma da attirare l'intera comunità. Grazie. Io ringrazio l'assessore e il sindaco che hanno ben corrisposto a tutte le iniziative ed è stata una fattiva collaborazione, veramente sotto ogni aspetto c'è stata una larghissima collaborazione per arrivare a un risultato che vedremo, lo conteggeremo domenica notte, ecco, dopo l'ultimo spettacolo delle ore 21 che avrà luogo qua nel giardino. Una comunicazione, vi porto i saluti di Marco Zapparoli, presidente ADEI, con il quale tra l'altro abbiamo votato al Salone del Libro il bilancio. È un buon bilancio, ma purtroppo oggi ha dovuto, per una visita diagnostica urgentissima, alle 18 e non ce l'ha fatta, non può proprio salire, quindi gli auguriamo ogni bene, anzi io gli dedicherei un applauso sperando tutto nel mondo. Darei la parola immediatamente con grande piacere al sindaco della città di Ivrea, Sertoli, che ci porta il saluto della città che amministra. Prova. Grazie Ennio. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie ai padroni di casa, grazie Ennio. No, sindaco, assessore, hai parlato di un bel luogo, direi un luogo meraviglioso, un luogo magico, quindi anche grazie per averlo riportato agli onori che merita, e credo che sia la sede ideale per questa seconda edizione. Tu, Ennio, hai detto speriamo, fate gli scongiuri del caso, sì. Ma direi che vista come è andata la prima edizione e visto il programma, sicuramente non potrà che essere un altro successo, sempre facendo gli scongiuri del caso. Detto questo, stiamo attraversando il nostro territorio, un periodo particolarmente importante. Oggi siamo qui per l'apertura di Borgo Libri, anzi già il 19 c'era stato qualcosa, abbiamo la grande invasione alle porte, e la grande invasione è qualcosa che mi crea qualcosa di particolare, un'emozione, perché crea un movimento di persone, di giovani. Tu, assessore, hai parlato prima del dato di lettura, speriamo che incrementi un pochettino, magari complice anche la capitale del libro, che sì, è Ivrea, ma ricordiamo che riguarda tutto il territorio, e con Costanza, che saluto e che ringrazio come sempre, insieme all'amico Paolo Verri, che si scusa ma non può essere con noi questa sera, abbiamo degli obiettivi un po' ambiziosi, che sono quelli, al di là di andare a scrivere il manifesto del libro, ma soprattutto veramente di ricreare un movimento, una voglia. Hai parlato prima del piacere di sfogliare un libro. Io arrivo dal mondo dei giornali e non sono giornalista, ero amministratore, e quello che consigliavo ai ragazzi era venire con noi la notte in un centro stampa. Uno, perché nel centro stampa il giornalista o chi vi ha partecipato vede il risultato immediato del proprio lavoro, magari un'ora dopo che si è chiuso il giornale, ma poi perché ci sono dei profumi, degli odori magici.
e credo che a tutti voi, soprattutto ai librai in sala, ma anche a chi frequenta una libreria, ogni tanto capita di vedere qualcuno che magari con un po' di imbarazzo apre un libro e lo annusa. Il sapore della carta, che cambia da edizione a edizione, da tipo di carta a tipo di carta. Bene, questo piccolo gesto, secondo me, è anche un momento di cultura, cioè un momento di avvicinarsi a quello che si legge. Ieri sera mi è capitato di essere al Cinema Boaro, dove c'era la presentazione per Movie Tellers di un docufilm, e lì si è parlato di come restituire il cinema. Oggi il cinema è poco frequentato, c'è stata la pandemia, abbiamo Netflix, abbiamo i telefonini, siamo a casa, siamo più comodi. Allora perché non creare anche lì un momento di incontro? Quindi che non sia più solo il film durante il quale ci mangiamo i popcorn e ci beviamo magari una bibita, ma poi possiamo parlare con l'autore, come è successo ieri, confrontarsi, fare un piccolo dibattito, certo, una cosa magari un po' più lunga, un po' più impegnativa, ma è di nuovo un mondo di confrontarsi. Ed ecco che quello che fate qui in questo festival è esattamente questo. Per quanto riguarda la capitale italiana del libro, nessuno più qualificato di Costanza Casali per parlarne, quindi credo di avervi tediati abbastanza, veramente in bocca al lupo, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qua con voi. Bene, è doveroso accogliere con un applauso Costanza Casali, assessore alla cultura e al turismo della città di Ivrea, che è la persona che insieme al sindaco, insieme a un gruppo di lavoro, tra i quali vedo alcuni presenti come la Giuliana Reano, si è portato a casa un grandissimo risultato. Ecco, io ti lascerei il microfono direttamente. Sì, abbiamo portato a casa un grande, grande risultato, che è stato un risultato, diciamo così, condiviso con almeno 50 persone che hanno partecipato a tutta diciamo, scrivere tutto il dossier, per cui il nostro tema era quello di comunità e abbiamo già iniziato proprio con la stesura del dossier a parlare di comunità. Qui vedo Giuliana Reano, vedo Gianmario Pilo, ma soprattutto anche Ennio, perché anche Ennio Pedrini ha partecipato, diciamo, alla stesura del dossier. Abbiamo messo come logo la macchina per scrivere lettera 22 proprio per la nostra identità con l'Olivetti e con diciamo così la comunità nell'accezione olivettiana. Ce l'abbiamo fatta ed è un risultato importantissimo non solo per la città di Ivrea, come diceva il nostro sindaco, ma per tutto il territorio. E una testimonianza è proprio anche questa, cioè dove Borgo Libri è arrivato alla seconda edizione, ha un programma ancora più ricco rispetto all'anno scorso, ricco di eventi e di presentazioni, a riprova che sul territorio il libro e la lettura sono temi sentiti e particolarmente diciamo apprezzati dalla gente, dalla popolazione. Questo per dire che il libro, sì, è vero, come ha detto l'assessore, come ha detto Gabriella, in Italia si legge poco, invece sul nostro territorio insomma si legge abbastanza. Lo dimostra anche il fatto che abbiamo ben sette librerie ad Ivrea su una popolazione di 23.000 abitanti, oltre i reparti dei vari supermercati e dei vari ipermercati. Per cui è di nuovo un dato che ci induce a riflettere su quanto sia apprezzata la lettura. Arriviamo adesso dalla fine del Salone del Libro e Ivrea, nonostante tutto, con i salti mortali è riuscita a partecipare con un proprio stand che ha avuto un successo enorme, perché era uno stand interattivo dove si andava a chiedere a tutti coloro che passavano cosa avrebbero fatto per far leggere di più gli italiani, e per cui tutta la parete del nostro stand è stata invasa da post-it di tutti i colori e tutti hanno lasciato qualche loro pensiero. Non solo ci si poteva fare anche una fotografia all'interno dell'icona del nostro logo, per cui della macchina per scrivere lettera 22, moltissimi hanno fatto selfie.
Ora con Borgo Libri inizia il primo festival, come diceva il sindaco, anche il festival nostro cittadino arriverà alla 10ª edizione, quest'anno sarà particolarmente ricco ed è stato anche uno dei motivi, diciamo così, dei pilastri e dei punti di forza che sono stati indicati nel dossier. Non solo la grande invasione, ma sicuramente avendo una storia ed avendo una partecipazione molto ampia, lo è una realtà importante. Quello che voglio dire è che faccio innanzitutto in bocca al lupo per questa edizione e spero che cresca enormemente, e do un'anteprima proprio a tutti che i giorni 17, 18 e 19 a Ivrea faremo l'inaugurazione, partirà una grande festa di inaugurazione per Capitale Italiana del Libro, una festa che coinvolgerà con una notte bianca tutti i commercianti, una festa che coinvolgerà anche diciamo così un grande artista e sarà festa dappertutto. Non voglio anticipare più di tanto perché poi lo presenteremo, credo, i primi di giugno, il programma da Gianmario. Grazie a tutti veramente, in bocca al lupo. Grazie. A Degno. Grazie Costanza Casale. Ho il piacere di chiamare accanto a me il manager di La Grande Invasione, Gianmario Pili. Grazie Egno. Che parolona, manager. È così. Io ti ringrazio per essere invitato in questo posto veramente incredibile che non conoscevo. Abito a 10 km da qui, 7 quanti sono da Ivrea, e comunque fino a questo posto non lo conoscevo. Intanto faccio i complimenti all'amministrazione, a te, perché avete avuto la visione giusta, avete ritagliato uno spazio importante, avete dimostrato che il territorio è fertile e che si possono fare grandi cose. Borgo Libri non solo è la seconda edizione, ma ha avuto la capacità di trovare una nicchia che non c'era, quindi di creare una novità e di portare a sé un po' di attenzione. Questo è molto importante e questo vuol dire che c'è spazio per fare altri festival. Io quando organizzai la prima edizione del festival mi intervistarono e dissi che avrei voluto avere l'onore di organizzare un festival, ma l'onore di partecipare a tanti. Questa è la dimostrazione e quindi faccio sì complimenti a tutti, a Borgo Franco e a te per aver che funziona, incrociamo le dita, ma funziona appunto e basta. Grazie. Per quanto riguarda i dati della lettura, sono quelli nazionali, mi associo al discorso che faceva Costanza, perché Ivrea e il suo territorio è veramente una zona incredibile, non solo per le librerie, per le biblioteche, per gli archivi, per un sacco di eccellenze, penso all'Auditorium, al Mozart, penso veramente a tutto quello che Ivrea fa per la cultura. Probabilmente quello che qualcuno ha seminato tantissimi anni fa è lì, basta solo smuoverlo e poi tutti rispondono. Io non mi dilungo, mi impegno a fare del mio meglio per quello che riguarda Ivrea e di partecipare a questo festival con piacere. Grazie. Grazie Gianmario, in bocca al lupo per la 10ª. Io vorrei invitare Don Arnaldo, che lui è sempre presente alle nostre inaugurazioni, è sempre delle parole molto accoglienti, molto... Troppo onore, caro sindaco. È un fuori programma gradito. Mi scuso per l'ardire, avrei dovuto declinare l'invito, ma non è nel mio stile. Sono presente non di maniera, ecco, convinto. Sono stato catturato da questa, sarà il clima che è stato descritto ampiamente, dico, dagli interventi precedenti, ma progressivamente, forse perché il tema della relazione è quello che più mi intriga, cioè è la relazione verbale, la relazione teatrale, la relazione musicale, la relazione attraverso appunto reportage oppure addirittura romanzi scritti storici.
e quindi non potevo mancare. Per dirvi, per dire all'amministrazione il mio compiacimento e per fare come hanno fatto precedentemente, gli auguri di rito. Ecco. Sono convinto, ecco, che iniziative di questo genere, e quello ho anticipato persino già nell'omelia, ecco, ho citato Borgo Libri tra Borgo Libri all'inferno. No, ho citato, cioè, ho preparato il mio piccolo foglietto settimanale, ecco, mettendo, sottolineando questa iniziativa, perché sono questi, io credo, che ci fanno guardare con fiducia in avanti. E anche, perché no, in alto. Grazie, auguri. Grazie. Grazie veramente. A questo punto entriamo nel vivo della presentazione. Dopo la presentazione del 19, di giovedì scorso, 19, durante la quale Luciana Banchelli ha presentato l'antologia di Salvatore Gotta con la prefazione di Gianni Oliva, questa sera siamo qui per illustrarvi il programma che ci accompagnerà fino a domenica sera. Sono presenti al Festival autori, storici, giornalisti, poeti di indiscussa notorietà, tra i quali vorrei citarne solo alcuni, ma fa piacere farlo. Massimo Centini è un autore di Feltrinelli e di Mondadori, ma non vi sto a dire, adesso vi dico solo i nomi, poi chi ci sarà avrà il piacere di parlare con loro, il firmacopia, di conoscerli. Piero Abrate, devo proprio dirlo, 20 anni in stampa nel quotidiano, Dino Valle, giornalista, gli storici, Pierfranco Quaglieni, parliamo del Centro Panunzio di Torino, uno tra gli storici più importanti del Piemonte e direi italiano, Sandra Barberi, anch'essa una storica di rilevanza internazionale. Poi abbiamo Natalia Marrafini, che è la vincitrice del concorso nazionale Lingua Madre del 2021, Alessandra Ferraro, che presenterà un suo libro, ma è anche caporedattrice del TG3, di TG3 Rai, naturalmente. Abbiamo anche Bruno Testa, un disegnatore di fumetti, un creativo, ci raggiungerà da Novara, insieme ad altri autori esordienti che si affacciano per la prima volta nel mondo letterario. Nel palinsesto sono state inserite interessanti conferenze, il Castello di Montestrutto e la Pieve di San Lorenzo, con gli interventi di Sabrina Noro, sindaco del comune di Settimo Vittone, Cristian Verraz, delegato e referente Fai Scuola di Ivrea e Canavese, Corrado Bollo, che oltre ad essere un ottimo commercialista è anche presidente di quell'associazione che molti conoscono e si chiama Ottava Paesaggi e Storia. Avremo la conferenza del professor Giacomo Verri con un omaggio a Beppe Fenoglio, che ci parlerà della paga del sabato, naturalmente a cura del Centro Beppe Fenoglio di Alba, in occasione del centenario della sua nascita. Vorrei anche ricordare che Giacomo Verri appena 10-15 giorni fa è uscito con un panino, con Il Sole 24 Ore, con libro e quotidiano. Parliamo di personaggi rilevanti nel mondo della cultura italiana. E poi Franco Quaglieni, ritornerei un attimo sul direttore del Centro Studi, che presenterà Francesco ed Edoardo Ruffini, i professori che dissero no a Mussolini. Sono gli unici di quegli oltre 1500 docenti universitari, erano di Borgo Franco e si rifiutarono di giurare fedeltà a Mussolini. E quindi era doveroso ricordarli anche a Borgo Libri. Avremo un'esperienza, ci racconteranno l'esperienza di valorizzazione di Aglie San Giorgio Canavese, Castellamonte, le Tre Terre Canavesani, i tre sindaci della zona, con l'intervento di Marco Succio, che è il sindaco tra l'altro di Aglie. Legami culturali e sviluppo del territorio, sempre in primo piano, con uno sguardo internazionale, con l'evento legato all'anno della cultura e turismo Cine Italia 2022. Voi sapete che quest'anno, e nel 2021 non è stato possibile a causa del Covid, quest'anno è l'anno della cultura Turismo Italia, della Cine Italia, è stato passato al 2022. E la presentazione sarà a cura dell'ospite d'onore del Festival di Borgo Libri, Chen Ming, e presidente Angi.
Ecco, ma ci sarà poi una sorpresa che vi dirò poi alla fine. Infatti domani alle 11 è prevista la seconda delle presentazioni proprio con Cheng e gli interventi ufficiali di autorità regionali Piemonte e della città metropolitana, ai quali si affiancheranno il vicepresidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dottor Sammaritani, del segretario del Consiglio regionale, dottor Luca Di Stort, del presidente del Consiglio comunale della città di Ivrea, dottor Diego Borla, della responsabile del fundraising di Turismo Torino e Provincia, Paola Lamborghini. Domani, dopo questi interventi, seguirà l'inaugurazione della mostra fotografica in collaborazione con il Museo del Patrimonio Immateriale di Ruyang, pervenuteci direttamente dalla Cina. È stato meraviglioso lavorare con l'ANGI, ma soprattutto con il presidente Cheng. Non è così semplice di questi tempi far partire una mostra da Ruyang con l'aereo, farla arrivare a Milano, trasportarla e poi montarla. Parliamo di Borgo Franco, ecco, non siamo a Milano, Torino, Genova o altre città dove poi questa mostra continuerà il suo percorso, ma la prima ce l'abbiamo qua, nel nostro canavese. E desidero anche ringraziare fin da ora l'assessore alla cultura della municipalità di Ruyang, che ci ha fatto pervenire un gradito saluto che sarà videotrasmesso domani nel corso della presentazione ufficiale. Continuando nel programma, viene riconfermata la positiva collaborazione con le librerie Mondadori e Libreria Garda di Ivrea. E io ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare Paola e Alessandro Garda, che hanno predisposto la storica vetrina di Via Palestro di Ivrea con la promozione di Borgo Libri e che esporranno alcuni libri preziosi nel mercatino che, se volete, poi qui sotto scendendo lo vedete, già aperto, mercatino dei libri d'antiquariato, e presenteranno tra i vari testi quel testo meraviglioso che molti di noi forse conoscono ma altri hanno dimenticato. Parliamo della Vecchia Ivrea del Carandini, storica pubblicazione, e anche una rarissima edizione del Piccolo Alpino di Salvator Gotta. Segnaliamo nel palinsesto gli interventi di Giuliana Reano, in rappresentanza del Circolo Letterario di Scrittura Il Calamaio di Ivrea, dell'autore storico e polediese Fabrizio Dassano, e la conferenza sul padre dell'aeronautica militare Luigi Broglio, a cura del professor Giovanni Broglio e dell'associazione Mario Clemente di Borgo Franco. È prevista anche la presentazione del professor Aristide Viero, che è in sala con noi e ci fa piacere, di Valle d'Aosta Magica, e la doppia presentazione del libro Pocket, la via francigena della città di Ivrea, e il Pocket in lingue, la prima guidina Pocket in italiano e inglese sulla via francigena canavesana, con gli interventi di Paolo Facchin della via francigena di Sigerico. Poi avremo anche una bellissima sorpresa, abbiamo tutta la serie reveliana, no? Da Summa Binciapà a Balengo, e con l'ultima sua opera, Dui Puirum Bagnant Lele, che non è ancora distribuito nelle librerie, ci tengo a precisarlo, ma l'amicizia con Ugo Revello è un'assoluta primizia di Priori e Verlucca, e quindi ce l'avremo qui in anteprima sulla distribuzione nelle librerie, mentre invece è già in distribuzione insieme ai quotidiani. Tra l'altro con Ugo Revello abbiamo trascorso soltanto qualche giorno fa un pomeriggio molto bello a Torino al Salone del Libro. Tra le novità librarie proposte al pubblico c'è senz'altro un'anteprima. E ci tengo a sottolineare un'anteprima di pochi minuti, non più di 15-20 minuti, e sulla presentazione del volume Il Castello del Conte Verde di Ivrea, dell'autrice esordiente polediese Silvia Battistello. Ecco, ci fa piacere colmare un vuoto culturale, perché non esisteva un libro sul Castello di Ivrea e siamo riusciti, con un lavoro che è durato più di 3 anni, a colmare questo spazio, come ricordo qualche anno fa colmammo quello con il libro di San Savino, che non esisteva alcuna pubblicazione sulla città di Ivrea in merito a questa festa che è storica. Dunque, il libro del Castello del Conte Verde sul Castello di Ivrea sarà presentato ufficialmente ad Ivrea nel contesto della 3 giorni del Book Festival di San Gaudenzio, presso la chiesa di San Gaudenzio, dal 24 al 26 luglio.
Non solo libri e conferenze, ma anche momenti di confronto stimolante, come la tavola rotonda programmata domenica 29 maggio. Nell'era del web e del digitale, quale ruolo per il libro, ebook o cartaceo? E qui ci ricolleghiamo anche a ciò che diceva l'assessore Gedda. Beh, gli autori, gli editori, quindi saranno gli editori presenti saranno Leiber Edizioni di Elena, le edizioni Atene del Canavese, Le Mus e le edizioni Pedrini. Modera il Carlo Maria Zorzi, direttore del Risveglio Popolare, giornale che è Media Pattern con Radio Spazio Ivrea di Borgo Libri 2022, e entrambi sono presenti in sala. Desidero ringraziare il direttore Zorzi per questa fattiva collaborazione. È questa la prima volta, e lo registriamo come fatto estremamente positivo, nella quale si ritrovano insieme gli editori locali, si ritrovano intorno a un tavolo per un punto di confronto, di analisi sul territorio canavesano e di Ivrea, e valuteranno mettendo a confronto le loro esperienze, le prossime prospettive del mercato. Tra i volumi freschi di stampa, la prima del festival, la nuova guida turistica Piemonte la grande bellezza del giornalista Brate, il libro Brigate Rosse, colpirne uno per educarne 100 del giornalista Di Novalle, dedicato alle vittime degli anni del terrorismo, che si conclude con una toccante dichiarazione dell'Associazione Vittime del Terrorismo. Tengo inoltre a segnalare il libro autobiografico di Oreste Valente, che qui ringrazio per la sua presenza, noto attore piemontese, che presenta innamoratamente Orestando Dante, che ha ottenuto l'alto patrocinio della società Dante Alighieri. Il libro, che è andato esaurito in poco meno di un paio di mesi, qui mi ero scritto è attualmente in stampa, ma è arrivato oggi, quindi è già in diffusione, in distribuzione da domani, e quindi è già qua sul tavolo la ristampa. Nei pomeriggi in giardino, una delle novità del festival, si è raggiunto un ulteriore obiettivo, l'allargamento culturale del canavese alla Valle d'Aosta, di fatto un congiungimento culturale, storico, territoriale che è sempre esistito. Primo degli appuntamenti in giardino alla conferenza Save the Glacier, a cura del Forte di Bard, che illustrerà il progetto di tutela ambientale legato ai cambiamenti climatici, alla quale parteciperà la Presidente professoressa Ornella Baderi e il professor Michele Freppaz, docente dell'Università di Torino del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali. La Valle d'Aosta sarà inoltre presente con le conferenze curate dal Comune di Sogni e dalla Biblioteca Comunale, il Sogni e il Castello dei Sogni tra D'Andrade e Avondo, perché non bisogna dimenticarsi mai che Andrade ed Avondo sono i piemontesi che hanno ricostruito buona parte dei castelli valdostani, non solo quello di Sogni. Sarà presente anche il Comune di Verres con gli interventi istituzionali in apertura della presentazione del libro dell'autrice Ezza Brovo sul culto di Saint Gilles, Sant'Egidio, mille anni della prevostura diventata abbazia. Spazio alla scuola, parlavamo di ragazzi, di avvicinarli alle scuole. Tra l'altro domani noi avremo qua una forte rappresentativa di ragazzi del liceo classico linguistico Botta, che assisteranno alla presentazione della mostra, che tra l'altro è anche in lingua, una parte è anche in lingua cinese, il video che ci è pervenuto. Però questo è l'appuntamento per i bimbi, per i più piccoli, sono letture e testi tratti dalle opere di Guido Gozzano, La danza degli gnomi, ed Emilio Salgari, Le meraviglie del 2000. Ecco qui di nuovo il collegamento con il nostro territorio, parliamo di Gozzano e parliamo di Salgari. Pochi sanno che Salgari è stato residente per anni a Quarnie. Pochi sanno che il figlio maschio di Salgari è nato a Quarnier e che Locana gli ha dedicato una biblioteca. Abbiamo veramente tanto da scoprire nel nostro canavese. E chiudiamo con le letture, saranno tenuti su questi temi dove si sono preparati dalla Scuola di Musica e Teatro, Liceo Musicale di Ivrea. L'evento è proposto con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo Statale di Settimo Vittone e di Borgo Franco, con il coinvolgimento di numerosissimi insegnanti e degli studenti. Nel contesto dello stesso pomeriggio, rivolto agli studenti, è previsto un appuntamento, colori e pennelli, come si realizza la copertina di un libro tenuto dalla pittrice e disegnatrice Wanda Sartor, che ha già realizzato diverse copertine per i nostri volumi.
Paolo Facchin, presidente dell'Associazione della Via Francigena, presenterà la nuova guida Francigena e sul Canavese, al quale seguirà la presentazione del progetto del liceo Botta di Ivrea, il primo festival culturale della Via Francigena Canavesana, che ci sarà illustrato con l'intervento direttamente dalla preside, la professoressa Lucia Mongiano. Il Festival Letterario Borgo Libri, come si diceva più sopra, promuove le peculiarità locali. Ed i Balmetti di Borgo Franco sono al centro dell'attenzione sabato 28 alle ore 11 con un aperitivo letterario presso il Balmetto Fiorina in via del Buon Umore. L'evento è proposto in collaborazione con un'altra associazione di Borgo Franco, gli Amici di Balmette, e l'autrice Daniela Ghirardo presenterà Balme e Balmette Balmette passeggiate per tutte le stagioni. Domenica 29, in collaborazione con il tour operator Life in Progress, ritorna la visita guidata a Barocco e Balmetti con al Ricetto e ai Balmetti e anche a Palazzo Marini. Spazio anche alla poesia con letture tratte dal suo ultimo libro Giampiero Perlasco, molti di noi lo conoscono, e di Silvia Rosa con la silloge poetica Tutta la terra che ci resta, per arrivare al fumetto e alla novel graphic con Elisabetta Signetto e il noto vignettista di cui vi dicevo prima, che giungerà da Novara, Bruno Testa. Chiusura del festival con il teatro e gradito ritorno dopo il successo dello scorso anno, della scorsa edizione, con Oreste Valente che si esibirà nel giardino di Palazzo Merini presentando Innamoratamente. Ecco, io adesso farei un brevissimo stop per arrivare ad uno dei momenti più significativi della serata. È l'assegnazione del prestigioso riconoscimento del Premio Cultura e Società che ho il piacere e l'onore di annunciare ufficialmente che dopo Piero Abrate, giornalista del quotidiano La Stampa, quest'anno il premio è stato assegnato al maestro Gianni Monte, di cui vi leggerò le motivazioni. Io qui avrei potuto parlare per almeno 2 ore e mezza, sono 15 righe, ma credetemi, merita ascoltarle, perché abbiamo delle eccellenze sul nostro territorio. Eppure Diese. Gianni Monte ha iniziato giovanissimo gli studi musicali presso il Collegio Internazionale di Musica del Foro Italico, prestigiosa sezione del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, grazie ad una borsa di studio Olivetti. E gli Olivetti sono sempre presenti. Si diploma a soli 19 anni con il massimo dei voti, divenendo il più giovane diplomato d'Italia di contrabbasso. È vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Ha suonato per prestigiose formazioni orchestrali, quali l'Orchestra Sinfonica della RAI, le orchestre di Cagliari, Trieste, Barcellona, Johannesburg, Basilea, Amsterdam, nonché dell'Orchestra Gulbenkian di Lisbona. Ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti internazionali, partecipando a numerose tournée in Europa, in America e in Giappone, anche come contrabbassista dei Soliti Veneti, incidendo dischi ed intervenendo con successo a numerose trasmissioni televisive. Dal 1967 e per 31 anni è stato primo contrabbasso dell'Orchestra del Teatro Regio di Torino. Contemporaneamente alla sua attività orchestrale si è dedicato con passione alla direzione d'orchestra, dopo aver seguito i corsi di Franco Ferrara a Venezia e Roma. Ha ricoperto la carica di direttore stabile del Gruppo d'Archi di Torino, formazione nata in seno al Teatro Regio, con la quale ha realizzato oltre, e sentite bene, 300 concerti. Nell'ambito della stagione 1979-80 dell'Ente Lirico Torinese ha diretto la prima esecuzione italiana dell'opera Le Devin du Village, intermezzo buffo con testi e musica di Jean-Jacques Rousseau. Qualcuno saprà in sala chi è Jean-Jacques Rousseau, me lo auguro. Ha partecipato a importanti festival anche di musica contemporanea, dirigendo prestigiose formazioni nazionali ed europee. Si dedica da molti anni alla formazione di giovani talenti. Si può anzi affermare che ai giovani abbia dedicato gran parte della propria vita professionale, ma anche personale. Nel 1973 fonda il Liceo Musicale di Ivrea,
ormai una delle istituzioni musicali più importanti del Piemonte, cui segue nel 1994 quella dell'Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte. Dalla sua costituzione è presidente e direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, con la quale ha tenuto numerose tournée in Corea, Francia, Germania, Svizzera e Principato di Monaco. Io mi fermerei qua, è un riconoscimento dovuto e ampiamente meritato. Grazie maestro. Consegna il premio l'assessore Gedda. Chiederei al maestro se vuole dirci due parole, ci farebbe cosa gradita. Intanto se lo lasciamo alla sua signora. Sì. Ti piace da te quel zero. Intanto grazie davvero perché è una serata, una presentazione che penso di non meritare così precisa e mi ha fatto un po' rivedere un po' tutto quello che è stato davvero la lunga vita dedicata alla musica. Soprattutto se vogliamo ai giovani. Sentivo prima parlare di ragazzi che leggono poco, penso che sia solo questione di tempo e di insistere con i giovani, perché 49 anni fa è nato il liceo musicale ed era una scommessa, perché queste scuole private non esistevano, e abbiamo voluto subito portare ai ragazzi famiglie il passaggio didattico proprio da quello che poteva essere la scuola privata di insegnamento, quella che era la didattica dei conservatori, a bambini non solo degli 11 anni, che sono quelli che lo frequentano, ma anche più piccoli. E ci siamo accorti come il fatto di farli crescere, di farli sentire vicini a noi, di portarli alla musica, istruirli, ci siamo accorti come una materia come io considero difficile come la musica classica, sia stata fatta propria da tantissimi ragazzi e ancora oggi da tanti bambini e ragazzi. Noi abbiamo, che frequentano i corsi, più di 300 allievi e sono allievi privati, quindi sono allievi che le famiglie pagano gli studi che devono fare ovviamente, e dei quali noi ci accorgiamo di una crescita di loro all'interno della scuola. È una crescita musicale, sembra quasi incredibile, così piccoli, ma che già capiscono che cosa può dare la musica e la trasformano poi anche in prestazioni, in piccoli saggi, e man mano crescono così. Quindi è la soddisfazione più grande che io ho avuto della mia vita musicale. Per il resto è stata sicuramente, lo dico con molta sincerità, fortuna, perché sono nato qui in un paese qui vicino a Palazzo e Olivetti era molto vicino a Palazzo, quindi anch'io ho potuto usufruire di quello che Olivetti poteva dare mandandomi a frequentare quella borsa gli istituti. Quella borsa sì. Erano due le borse studio che aveva Olivetti sulle 50 che erano sparse per l'Italia. E io ho avuto la fortuna di essere scelto. A dire il vero, 11 anni da Palazzo a Roma in collegio non mi sembrava proprio una grande fortuna. Ero convinto che i miei genitori avessero fatto qualcosa di male, che mi avessero spedito, non lo so, e mi ricordo ancora queste cose. Ma poi è stato questo che ha creato la possibilità di fare qualunque cosa con la musica, perché Olivetti ha scelto la scuola più importante non solo d'Italia, ma oserei dire, dato che l'Italia presenta la musica, oserei dire anche d'Europa. Quindi quando
quando io penso a quello che ho potuto fare, devo pensare a chi mi ha potuto far fare questo percorso. E quindi sono una persona molto fortunata. Ho tanti anni, neanche sotto tortura dico quanti ne ho, perché comunque a 76 anni ancora io ancora mi piace stare con i ragazzi, mi piace sentire le loro lezioni, mi piace guardarli come affrontano queste difficoltà e come ne escono fuori, ed è una cosa meravigliosa. E sono super convinto che è a Ivrea, e secondo me, se c'è questa scuola, che io credo sia la cosa più bella, è perché è a Ivrea. Sono convinto di questo. In altri posti, che ne so, Cuneo, Vercelli, Novara, non ci sarebbe stato. Ce l'abbiamo noi questa scuola. E quindi io adesso vi ringrazio per questa... C'è la mia moglie, non la vedo. Ah, ecco. Io posso scappare con la camera. Io la ringrazio tantissimo. Oh, grazie a lei. Grazie per questa cosa. Grazie signor sindaco, grazie assessore, grazie davvero. Ecco, sono queste le persone che ancora parlano e fanno e ci portano del valore aggiunto al nostro Ivrea, non Ivrea, al Canavese, alla nostra realtà. Però volevo, io ne approfitto, grazie, professore, ecco, grazie. Perché se lei non osa, posso farlo io a questo punto. Ecco. Ne approfittiamo, ecco, aggiungiamo ancora che l'Auditorium Mozart presenterà degli incontri con l'autore, la serie degli eventi è non solo musica, la cittadella della musica e della cultura di Ivrea e del Canavese. Ci sono ospiti d'eccezione. Beh, intanto l'albero delle teste perdute, qui avremo il piacere di incontrare un caro vecchio amico che si chiama Bruno Gambarotta, quindi un'occasione da non perdere, questo è l'8 di giugno. Il 15 c'è un omaggio a Ennio Morricone e l'incontro con Marco e Valentina Morricone. Sì. Mercoledì 22 giugno, sempre alle 21, avremo Roberto Manfredini. Mercoledì 29 giugno, sotto le stelle di Fred, c'è l'incontro con Marina Rota, Raffaele Cristiano e Alessandro Campana. E per chiudere in bellezza, mercoledì 6 luglio alle ore 21 con il Teatro del Letto, che è tutto da vedere, sono storie notturne tra libri ed eroi, fantasme e donne fatali. E l'editore è un caro amico, è La Nave di Teseo. L'incontro è con Mario Baudino. Insomma, Mario Baudino è quello che ha vinto il premio Mondello per la critica nel 2022, non parliamo di sconosciuti. Complimenti per questa serie di eventi che sta organizzando, professore. Dobbiamo anche ringraziare il dottor Giancarlo Bronzo, che è l'artefice di questo evento, e naturalmente la... Perfetto, abbiamo ringraziato tutti. Grazie. Benissimo, allora siamo qui quasi in chiusura. Quindi cos'è Borgo Libri? Ritorniamo sul tema della serata. In sintesi, Borgo Libri è una proposta di conoscenza del territorio attraverso le sue descrizioni, nelle sue varie forme e dei suoi saperi. È un programma, oserei dire, di contaminazione tra letteratura, storia, poesia, fumetto, pittura, teatro. In ultima analisi, Borgo Libri si può identificare come un'idea in movimento, una soglia da attraversare ed in cui immergersi per riappropriarsi della nostra cultura. In ultimo desideriamo, l'amministrazione comunale, l'associazione Luci e le edizioni Pedrin, desideriamo ringraziare autori, associazioni, enti, scuole, editori, singole persone che hanno attivamente collaborato negli incontri dedicati alla stesura e alla realizzazione del progetto Borgo Libri 2022. Sono stati 8 mesi di lavoro duri, ci siamo incontrati spesso, abbiamo lavorato tanto per arrivare a mettere insieme tanti autori canavesani e poregliesi. Un particolare ringraziamento va ai cultural partners,
a partire dal Salone Internazionale del Libro di Torino, per la quale la serata del 19 era in calendario, e vorrei citarli brevemente: il Centro Studi Pannunzio, il Centro Studi Bifenoglio, il Liceo Classico Carlo Botta, l'Istituto Scolastico di Settimo Vittone, il Comune di Settimo Vittone, il Comune di Aglie, il Comune di San Giorgio Canavese, il Comune di Castellamonte, il Circolo Letterario di Scrittura Calamaio di Ivrea, il Forte di Bar, anzi o meglio la fondazione del Forte di Bar con il San Paolo, il Comune di Verres, il Comune della Biblioteca di Sogno, la Libreria Mondadori di Ivrea, la Libreria Garda di Ivrea, l'Associazione Amici di Balmiti di Borgofranco, l'Associazione Mario Clemente di Borgofranco, l'Associazione Gruppo Storico Medievale del Canavese Rusette di Ivrea. Ringrazio il Presidente Noemi Anselmo che ci ha raggiunto stasera, la Delegazione FAI di Ivrea e Canavese, l'Associazione Ottava di Settimo Vittone e Formondora Baltea, con la quale si continua in questa fattiva collaborazione. Un ringraziamento va a tutti i collaboratori esterni che hanno permesso la realizzazione del Festival Letterario, e sono una quindicina. Al Comune di Borgofranco di Ivrea gli rifacciamo i ringraziamenti, al Sindaco e agli assessori Gedda e Blasutta. Per concludere, un ultimo sentito ringraziamento va alle direttrici di Sale Giardino, che ci accompagneranno e accompagneranno gli autori nelle illustrazioni dei loro libri e nelle loro varie conferenze a tema. E io le vorrei citare, anzi se vi alzate vi facciamo anche un applauso: Marianna Gigliotò, Sezia Bove e Sofia Fregnani. Grazie per il lavoro che inizierete domani e concluderete domenica a tarda notte. E siamo proprio in chiusura e a questo punto vorrei invitare accanto a me Tiziana Cascio. Tiziana Cascio è l'autrice di una delle due esposizioni che inaugureremo in questi giorni. La invito a raggiungerci per introdurre brevemente la sua mostra, che ha chiamato Passione Disegno, a cui seguirà l'inaugurazione della personale. L'esposizione, ricordo, sarà aperta tutti i giorni durante gli orari del festival. Grazie Tiziana di essere con noi. Devo dire che sono un po' genata, perché dopo tutte queste belle parole arrivo io con i miei disegni. Buonasera a tutti, sono Tiziana Cascio, vivo a Ivrea e da sempre ho la passione del disegno. Quando Ennio qualche mese fa, ne avevamo parlato forse 3 o 4 anni fa, sì, volta, perché però avevamo collaborato sì, la copertina in una copertina di un suo libro, della collana Una volta anticamente, e lui apprezzava quello che io facevo, ma non ho mai pensato a fare una piccola mostra dei miei lavori. Ennio qualche mese fa mi ha proposto di fare questa piccola mostra nell'ambito di questo festival ricco di eventi, di cultura, di storia, di arte, eccetera. In questa, permettetemi il termine, location veramente fantastica che io non conoscevo, perché non conoscevo Palazzo Marini a Borgofranco, e quindi sono stata molto onorata. Lui mi ha detto: dai un titolo, ma veramente di getto mi è venuto Passione Disegno. Passione Disegno perché devo dire che fin dalla prima infanzia io ho incominciato a disegnare. Ancora prima di scrivere, di leggere, eccetera, io disegnavo. E cosa disegnavo? Disegnavo figure particolari che in un bambino di quell'età, diciamo, potevano essere considerati anche abbastanza precoci. Poi, naturalmente, sono andata alle elementari. Ero un'alunna diligente, ma niente di che. E naturalmente però il mio estro e la mia capacità grafica
facevano sì che io disegnassi, che ne so, durante le vacanze, durante le feste natalizie, le vetrate della scuola Massimo D'Azeglio e così via. Le medie, anche nelle medie, adesso ancora c'è gente che mi ferma e mi dice: ma sai che la professoressa tal dei tali esponeva tutti i tuoi disegni e diceva guardate, ecco così che si disegna, e così via. Arrivata alla soglia del liceo, avrei voluto frequentare il liceo artistico, ma siccome parliamo di tanti tanti anni fa, l'idea di andare a Torino non era neanche contemplata, quindi ho fatto degli studi scientifici proprio perché avevo la possibilità ancora di disegnare, e poi all'università ho scelto degli studi che mi permettessero una professione dove potessi continuare, anche se magari in forme diverse, questa mia passione. E quindi ambientazioni, progetti di architettura, industrial design, che allora naturalmente si eseguivano a mano libera, si eseguivano al tecnigrafo. Dico che adesso io sarei veramente un'handicappata a usare tutti i mezzi tecnologici che al giorno d'oggi i miei colleghi usano, non saprei da che parte incominciare, la mano e la matita oppure la penna a china. Non è che io abbia attualmente una grande produzione, perché la maggior parte delle cose che ho fatto sono andate ad amici, a conoscenti, a committenti. Qualcuno quindi ti compra sempre, perché ci sono dei bellissimi disegni te su quella rivista. Sul piffero. Non volevo dirlo, sul piffero sono bellissimi, guardate anche il nostro sindaco come è stato disegnato. è stata lei. Penso che mi scuserà, la satira politica non si può, ed è una di quelle cose. Sono onorato. È una di quelle cose che, oltre al piacere di disegnare, di studiare il personaggio nei suoi caratteri somatici, cercando anche quello che è l'aspetto più caricaturale, mi diverte tantissimo, per cui io tante volte quando disegno rido, perché mi diverto. Ho avuto anche dai primi anni del 2000 una proficua collaborazione con il Carnevale di Ivrea, e quindi tutta una serie di manifesti. E diciamolo che lei ha sempre, sempre di fatto, con gli amici di Piazza Granaia c'è una collaborazione lunghissima. Abbiamo realizzato una serie di manifesti che tutto ormai sono praticamente introvabili, e che molte persone hanno collezionato per avere tutte le serie. Accanto a questi disegni, diciamo, volevo soltanto fare una piccola premessa. Io disegno molto poco, perché comunque i miei disegni mi richiedono un tempo di esecuzione piuttosto lungo. Di solito sono dei personaggi che vengono rappresentati nel loro aspetto, vuoi politico oppure di personaggio del carnevale. Studio ed eseguo, direi con perfezione quasi maniacale, i loro costumi, perché so anche quanto questi personaggi tengono a queste cose, e questi personaggi vengono inseriti in un angolo, in un'architettura della città di Ivrea. E quindi anche queste parti scorci della città io amo eseguirli
in maniera molto precisa, molto meticolosa. Ad esempio, ho disegnato per vari motivi, ma perché gli argomenti portavano a questo, ho disegnato un sacco di volte Piazza Ottinetti, perché vuoi per il manifesto degli Arduini, vedo adesso che c'è il mio amico Maffeo, vuoi per altre manifestazioni, Piazza Ottinetti, come anche Piazza di Città, il municipio, eccetera, eccetera. Bene. È una piccola mostra senza nessuna pretesa, comunque spero che vi possa interessare e vi possa anche divertire. Grazie. Grazie. Bene, io avrei un'ultima, una sorpresa, una piccola sorpresa, ma in effetti è grande. Chiamo Cheng vicino a me, Ming, se puoi venire accanto a me. Perché la mostra che ci è arrivata da Ruiyang l'abbiamo montata, è pronta. Noi dovremmo inaugurarla domani, ma per un senso di rispetto nei vostri riguardi, la mostra è pronta. Io ti chiedo se possiamo aprire la porta e fargliela visitare, se tu hai voglia di illustrarla, seppure brevemente. È una bella sala da vedere, magari domani alcune persone non sono più disponibili, altre ci saranno nuove. Cosa ci dai l'ok? Sicuramente sarà un mio onore accompagnare facendo questa anteprima, no? Ci sono ospiti illustri. Bene, due le mostre da visitare, quella di Tiziana Cascio e quella direttamente da Ruiyang. Prego, se volete accomodare. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, grazie.